La storia del gruppo ERA è una storia breve ma anche lunga, nel senso che è una storia che comincia 20 anni fa da un'intuizione di alcuni amministratori di questo territorio che avevano capito che il mondo stava cambiando e quindi bisognava cambiare passo anche nella gestione dei servizi pubblici locali. Abbiamo dovuto affrontare due grandi piani di innovazione, un'innovazione nel fare e quindi un'innovazione legata al cambiare il modello di impresa, nel fare le cose che facevamo tradizionalmente in un modo un po' diverso e negli strumenti. Quindi organizzarsi per riuscire ad affrontare e garantire la continuità dei propri servizi, fatti appunto lasciando il segno e non l'impronta, diventa essenziale. E allora per poterlo fare gli strumenti tradizionali non bastano più. La matematica, l'intelligenza artificiale, gli strumenti, come potremmo dire, inusuali rispetto all'oggi, diventano quella soluzione che può aiutarmi a conseguire questo obiettivo. Tecnologia e uomo al centro è un tema che è ampiamente diffuso in questo periodo. Fin troppo si parla di umano-centricità, della visione antropocentrica della tecnologia. Si vede la tecnologia come strumento al servizio dell'uomo e l'umano-centricità viene rappresentata dalla semplicità d'uso e quindi dall'interfaccia che mette in contatto l'uomo con la tecnologia. Io credo che invece il tema sia quello di mettere l'uomo al centro, che significa aumentare le responsabilità che l'uomo ha, perché ha più cose di cui deve prendersi cura, deve comprendere la tecnologia e quindi una delega di funzioni alla tecnologia non equivale a una delega di responsabilità. Da parte mia ci fu immediatamente, diciamo, la comprensione di come un gruppo come Amma Gamma, un gruppo di persone come Amma Gamma, potesse aiutarci a fare un certo tipo di percorso culturale, oltre che un percorso, diciamo, di crescita dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche. Il fatto di avere una collaborazione così stretta ha fatto sì che nel tempo Amma Gamma si potesse dotare di tutta una serie di competenze che poi gli hanno permesso di muoversi all'interno del mondo dell'energy e dell'utilities con un livello di referenzialità che non avrebbe avuto prima. Tra il 2017 e il 2018 in rete ha cominciato a partecipare a una serie di tavoli di lavoro e a una community sulla ricerca e sviluppo che aveva come focus principale quello dell'ottimizzazione dei processi operativi e dei processi corporate, con una vista particolare incentrata sulla gestione dei dati, l'utilizzo dei dati per l'efficientamento e l'ottimizzazione dei processi. In quel contesto lì abbiamo cominciato, diciamo, a essere un po' contaminati da quella che era l'idea di andare ad applicare un concetto di ottimizzazione data-driven dei processi puramente operativi, come quello dell'ispezione della rete del gas. Il primo impatto è stato un impatto un po' disarmante per l'operatività pura, perché comprendere le nuove logiche che sono state inserite e il nuovo flusso di lavoro non è stato subito immediato. Però in realtà l'operatività ha risposto molto bene a questo cambio di regime, anzi è diventata proattiva nel cercare di individuare quelle che sono state poi le logiche di futuri sviluppi, no? Implementazioni che questo progetto ha visto portare avanti. Infatti è un progetto comunque tutt'oggi attivo e dinamico, che prevede continui innesti di nuove logiche e nuove soluzioni portate in campo. Il modello riesce a scegliere i tubi più a rischio, a decidere e a suggerire in che periodo dell'anno andarli a visitare, costruendo e ottimizzando appunto tutto il processo di verifica della rete. Il dato che si ha a disposizione è un vero e proprio asset su cui investire, da gestire e su cui possono essere costruite tante progettualità differenti.